Ciao a tutti ragazzi, e un altro video nuovo, questa volta per rispondere a una domanda che in realtà mi ha riportato indietro nel tempo, nel senso che ho fatto la stessa domanda tante volte anni fa ad amici che potevano aiutarmi a capire come fare ad utilizzare le tastiere con i pedali per chitarra, gli amplificatori e compagnia, un po' come facevo con il Rhodes, ma con altre tastiere. Perché chiaramente la risposta di una tastiera che esce in linea, con un'uscita di linea, con i pedali per chitarra o gli amplificatori per chitarra non funziona. Cioè, nel senso che la risposta non è la stessa. Oddio, ci sono dei pedali come i delay o alcune modulazioni dove non ci sono grossi problemi o comunque non va bene, ma ci si arriva. Invece, per quello che riguarda altri tipi di pedali, quindi distorsioni, pedali di dinamica e tutte queste cose qua, la cosa non va. E gli amplificatori rispondono male, ci sono un sacco di rumori di fondo, un sacco di problemi. Allora, vabbè, io ho tanti amici che sono anche dei tecnici, oltre che dei musicisti. Quello di cui avete bisogno è un reamp. La prima volta che me l'hanno detto come per dire: ma come non lo sai cos'è un reamp? No, io non lo sapevo. E allora niente, un mio amico, un caro amico che si chiama Matteo Agosti, Tecnoteo, mi ha fatto un regalo per il compleanno, mi ha regalato questo qui e me l'ha fatto lui, custom. Questo qui è un reamp, ma è anche una DI, con questo switch si può decidere cosa fare e come utilizzarlo, e ha un volume e ha l'impedenza. Ecco, è qui che sta la questione. Allora, questo oltretutto elimina anche i rumori di fondo perché ha un trasformatore all'interno. Adesso io non sono un tecnico, quindi non vorrei dire bagianate. Fatto sta che fondamentalmente abbassa il livello di uscita, l'impedenza, nel senso che impedisce a livello di uscita di uscire in un certo modo e lo fa arrivare. Poi ci sono discorsi elettrici o elettronici, no? Che io non conosco perfettamente, ma so che funziona. Quindi un reamp non fa altro che portarmi il livello, insomma, simile a quello di una chitarra o, nel caso del Rhodes, che è passivo, a un Rhodes, a un'uscita praticamente del pick-up. Poi vabbè, in realtà tu mi aveva spiegato per bene che cosa succedeva dentro, ma la gabbia di Faraday, delle cose veramente che per me erano fantascienza. Fatto sta che io attaccavo i pedali, mettevo dentro nell'ampli, e il suono era molto simile a quello degli amplificatori, era simile. Quindi avete bisogno di una cosa simile a questa. Ho detto simile 60 volte, però questo è un ottimo sistema. Ora, in ogni caso, adesso vi faccio sentire come funziona questa cosa qui e qual è il risultato che si può ottenere. Chiaramente prendo ad esempio il Rhodes, ma anche qualcos'altro. Potete farlo con i sintetizzatori, potete farlo con quello che volete. Prendete un synth e lo buttate dentro nei pedali. Con questo qui migliorate sicuramente la resa, perché lo rendete quasi una chitarra. E niente, buon divertimento. Allora, eccoci qua. Come vi dicevo, è tutto il collegamento. Qui c'è il famoso reamp. La prima cosa in cui entro, chiaramente uscendo in questo caso dal left della Nord Stage, vado dentro a quello, esco, vado nel wah-wah, e poi la catena è quella, diciamo, chitarristica, nel senso che a parte il wah-wah, che normalmente si mette all'inizio perché è un tono, poi si parte con i distorsori e poi si va alle modulazioni. Quindi prima quelli di dinamica e poi quelli di modulazione. Poi c'è anche chi fa diversamente, ma ognuno poi la vede a modo suo. Io faccio così. E quindi di conseguenza, io adesso ho messo il mio suono di Rhodes, quello che uso normalmente. Chiaramente poi ognuno fa quello che vuole. Questo è il Rhodes che io ho presentato in un altro video, quello della scorsa volta sul cloning del Rhodes, sul clonare il Rhodes. E praticamente questa è solamente un'equalizzazione. È il Bright Time, equalizzato un po' più scuro, con più medie, come ho fatto l'altra volta. E poi vi metto il link se volete andarvi a vedere il video. Qui c'è un po' di reverbero, ma lo levo. Adesso siamo praticamente da zero, c'è solamente il piano elettrico e sono dentro l'amplificatore che è nell'armadio. È quello che faccio normalmente con la chitarra. Quindi, allora, ho messo il volume qui al massimo e l'impedenza al massimo, quindi sto facendo un lavoro dove mi trovo più o meno come risposta dinamica dei pedali, come con il Rhodes. Stessa cosa, qui il volume è a, diciamo, un quarto, un terzo,
e il volume sempre del pedale reamp. E quelli poi dipende da che pedale troverete, quale utilizzerete. Come vi dicevo, questo è, diciamo, custom, poi bisogna vedere che cosa avete. Allora, per esempio, tremolo. Scusate, faccio così con questo piede, magari così. Questa è la risposta del tremolo. Poi c'è, ho lo small stone, classico. Questo è un vecchio small stone. Sto leggermente il wah-wah, se no non riesco a schiacciare il pedale. Boston. Poi ho anche un delay della Line 6. Non so se lo vedete là in fondo. Chiaramente lo potete settare come volete. È chiaro che poi tutte queste cose si possono fare con i suoi interni. Diciamo che qui avete una risposta che è quella che sentite, tipo sulle distorsioni cominciamo a diventare... Diciamo che c'è una risposta abbastanza verace, wah wah. Qui si può agire su tutto, sul tono della distorsione, come si fa con, normalmente con i pedali. Questo, se vi interessa entrare in un amplificatore o registrare comunque con questo tipo di suono, che è, oppure usare dei pedali in particolare che avete per chitarra. Devo dire che in generale, utilizzando questo sistema live con un ampli, si può sfruttare anche l'ampli, quindi voglio dire, adesso vi sto facendo sentire i pedali perché la domanda che mi era stata fatta era sui pedali, ma questo è un amplificatore che ha anche la distorsione. Sentite che la risposta è molto organica, perché l'impedenza, come dicevo prima, permette di arrivare con un segnale che è adeguato, è quello che, a cui sono abituate queste test. Questa è una testata, ma insomma un amplificatore è abituato a ricevere questo tipo di segnale. Ciao ragazzi, stacco un attimo così ci vediamo anche in faccia. Volevo dirvi una cosa importante, almeno secondo me è importante. E io adesso qui mi sono rimasti un po' di pedali così, diciamo, che utilizzo un po' per tutto, anche per fare le chitarre così, ma insomma è tutta roba abbastanza così alla buona, diciamo, di consumo. Tutto questo discorso che abbiamo fatto sui pedali è fighissimo e tutto, sia con gli strumenti adatti o con questo sistema appunto del reamp, ma è anche se entrate in questo trip qua, ragazzi, è una malattia veramente assurda, quindi io vi consiglio di prenderla con le pinze sta cosa, perché se cominciate oltre alle tastiere a metterci di mezzo anche i pedali, l'amplificatore, quello giusto e quello là suona bene, quello là e quell'altra cosa, non ne venite fuori più. Ve lo dico, attenzione, fate molta attenzione, occhio. Ciao. Accendo tutto per scherzo. Poi avete un amplificatore, quindi potete... Sono troppe basse. Adesso sto esagerando, chiaramente non è sinceramente un suono che utilizzerei, ma era per farvi capire che insomma avete la pedaliera, però insomma vi ho fatto capire un po' dove sta il problema, nel senso che se uscite, prendete, uscite, andate in un pedale, non avete la risposta che dovete avere. Così invece anche un distorsore. Un altro consiglio che vi do, se posso, è non partite con l'idea degli amplificatori, diciamo, classici, considerando
questa come la loro efficacia come un dato di fatto, soprattutto quando si usano questi sistemi. È sempre meglio, se avete l'opportunità, di andare in qualche sala prove, magari a buttarlo dentro, così capite, in vari amplificatori, così capite magari quelli che possono fare al caso vostro, sia per i vostri gusti ma anche e soprattutto per la resa, perché non vuol dire, molto spesso non vuol dire, non comprarvi subito un twin, per dire, o che so, insomma. Provatene un po', se c'è la possibilità, valvole, non valvole, anche quella cosa lì, transistor, non state lì troppo a guardare, provate, perché per esempio anche un jazz chorus può avere la sua modalità, dipende da che cosa ci dovete fare, se volete suonare puliti, se avete bisogno di saturazione, anche lì la saturazione sono tutti diversi, e, insomma, quindi vedete un po', insomma, non vi fermate subito ai più famosi, diciamo. Oppure per esempio un Wurlitzer, che potrebbe essere anche un'idea, invece di usare col Wurly, magari togliamo tutto e poi usiamo via il reverbero e adesso tremolo. Piuttosto che Hammond. Che ne so, era per farvi capire come si può fare. Adesso vi faccio un saluto di faccia, diciamo. Io vi saluto come sempre, siamo sempre di più e quindi sono felice. E oltretutto volevo dirvi che d'ora in poi cercherò, perlomeno per quello che posso, con lavoro permettendo, di uscire tutti i sabati mattina con un video, spero interessante, spero d'aiuto. E un abbraccio forte come sempre. Reamp per quello che riguarda tastiere negli amplificatori e nei pedali. Bacioni, ciao ciao.